Dopo quasi 19 anni dalla crack Parmalat è stata emessa l'ennesima sentenza che riguarda lo scandalo finanziario più imponente che sia mai avvenuto in Europa. Andarono in fumo 14 miliardi di euro. Il tribunale di Parma ha condannato tre ex manager di Bank of America. Erano tra gli 8 imputati in un processo per alcuni profili di bancarotta fraudolenta e impropria. Secondo l'ipotesi accusatoria, negli anni 90 avrebbero continuato a concedere prestiti alla Parmalat per oltre 1 miliardo di dollari, contribuendone ad aggravarne il dissesto finanziario. I manager imputati e condannati sono Luca Sala, condannato a 7 anni, Luisa Alfonso Moncada a 6 anni e 6 mesi, Antonio Luzzi a 6 anni. Il tribunale ha disposto la confisca di oltre 45 milioni di dollari a Sala, oltre 3 milioni di dollari a Moncada e 936 mila dollari a Luzzi. Il collegio giudicante ha disposto anche una provvisionale immediatamente esecutiva per le parti civili, pari al 3% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni o azioni possedute, con il limite massimo di 5.000 euro. Gli altri imputati sono stati assolti.